Il nostro Natale di famiglia sarà in famiglia come prevede la normativa e purtroppo sarà l'ennesimo sacrificio di quest'anno 2020. Speriamo termini presto, non tanto l'anno, ma questo periodo veramente brutto e soprattutto anche per alcune famiglie dobbiamo pensare anche a chi veramente ha subito delle gravi perdite. Chissà che sia migliore perché è un anno da dimenticare. Lei ha già organizzato qualcosa? Sta No, pensandoci? no. Io purtroppo quest'anno è un anno maledetto, mi è mancata la mamma e allora a casa. Sono di Perugia, in Umbria, quindi sicuramente scenderò dalla mia famiglia e passerò le feste natalizie insieme alla mia famiglia. È Natale, secondo me, è più festa da famiglia da fare in casa. Io vedrei più magari problema per Capodanno che una vuole di uscire, fare un po' di feste in piazza, ristoranti. Lei ha programmato qualcosa? E io, essendo straniera, vorrei rientrare a casa, ma non so se riesco, quindi Dov'è? vediamo. Russia. Io non amo i dolci, quindi panettone e tutto il resto io le scarto in partenza. Quindi mancheranno gli affetti, quegli affetti intimi di Natale. Uno strano Natale, così, chiusi in casa e aspettare che cambi, che la crisi si vada via. Io sono un'infermiera e diciamo che per il Natale in questo periodo non ho molti programmi, la passerò in ospedale molto probabilmente. In famiglia, il cenone chissà, intanto aspettiamo il Natale, è già quello, è un passo avanti. Buon Natale a tutti quanti, col cuore.